In occasione delle recenti piogge torrenziali, ha retto in provincia di Agrigento il sistema idrografico, soprattutto in corrispondenza di quei fiumi che sono stati oggetto di recenti lavori di pulizia degli alvei effettuati dal Genio Civile. Tra i corsi d'acqua oggetto di intervento c'è anche il torrente San Marco di Sciacca. L'unica eccezione riguarda la situazione di Licata, comune completamente allagato e in assoluto città della provincia che ha subito i danni più ingenti a seguito dei nubifragi dei giorni scorsi, che non sono però da attribuire all'esondazione dei corsi d'acqua, quanto piuttosto al fatto che la città è stata realizzata a quote troppo basse rispetto al livello del mare. A fare il punto della situazione dopo le prime abbondanti piogge della stagione e a rimarcare quanto siano importanti per l'appunto gli interventi di pulizia sui fiumi è il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola. Siamo davvero soddisfatti per il fatto che, diciamo, controllando il territorio, soprattutto le parti, le zone del territorio in cui siamo intervenuti, abbiamo potuto rilevare che i costi d'acqua per i tratti da noi oggetto di lavori di pulizia, veramente il sistema ha tenuto molto bene, quindi, insomma, pur nella consapevolezza che questi interventi di modesto importo, che sono, diciamo, di carattere puntuale, siano indispensabili per garantire la pubblica incolumità in quel punto, ma non sono risolutivi dell'intero sistema idrografico, chiaramente, però la soddisfazione è che le prime piogge, che sono quelle più forti di solito, insomma, hanno fatto registrare una resistenza, insomma, il sistema ha tenuto soprattutto nelle parti deboli e dove siamo intervenuti noi per riparare, insomma. Stessa cosa non può dirsi purtroppo per il fiume Verdura, che proprio per la mancata realizzazione dei necessari interventi di pulizia ha destato tantissima apprensione nel comprensorio ribarese durante le piogge dei giorni scorsi. Il progetto in 5 lotti per la pulizia dell'alveo è stato redatto diversi mesi fa dal Genio Civile di Agrigento, che ancora attende di ottenere dalla Regione le deroghe necessarie per l'esecuzione dei lavori. E lì c'è apprensione anche da parte nostra perché noi abbiamo 5 progetti per 5 lotti che devono essere realizzati contestualmente, ma questi 5 lotti ancora, diciamo, non possono essere realizzati perché aspettiamo che vengano varate un pacchetto, o venga varato un pacchetto di deroghe che sono indispensabili per poter lavorare lì. Perché è una zona di Natura 2000, ci sono diversi vincoli ambientali che di fatto renderebbero veramente lavori molto difficili e procedure lunghissime. Aspettiamo invece le deroghe che dovrebbero arrivare di giorno in giorno e noi siamo non prontissimi ad avviare le procedure di affidamento non appena potremo approvare i progetti redatti già da maggio. I progetti potranno essere approvati solo se ci sono queste deroghe, altrimenti dovremmo seguire procedure di valutazione di impatto ambientale lunghissime, e quindi, diciamo, i tempi si allungherebbero notevolmente, verrebbe meno, diciamo, quello che ha il nostro significato, la nostra azione, che è stata quella tempestiva di rispondere a un impegno preso in una riunione di febbraio che entro 3 mesi avremmo fatto il progetto. Noi abbiamo mantenuto la promessa, però aspettiamo adesso queste deroghe che sono fondamentali.